spettatori, bentrovati alla 12ª puntata della nostra trasmissione, del nostro quiz televisivo incentrato sull'Europa. E avete già sentito lo scroscio, gli applausi appunto dei nostri ospiti questa sera qui in studio, meglio delle classi che gareggeranno a suon di domande e risposte sull'Europa. Allora ve le presento, anzi ve le ripresento, perché chiaramente questi sono gli ottavi di finale, quindi queste classi già le avete conosciute, però allora ve le ripresento. Dicevamo, sono la quarta O del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Pescara. Fatevi un altro bel applauso, ragazzi, perché compiamo il piatto ed accogliamo virtualmente i telespettatori da casa nel nostro studio televisivo. Dall'altra parte invece abbiamo la quarta A dello scientifico Polo Liceale Saffo di Roseto degli Abruzzi. Anche per voi un altro bel applauso. Allora, loro chiaramente giocheranno con noi questa sera e siccome il nostro gioco prevede anche dei giudici di gara sia qui in studio che in regia, ve li saluto e ve li ripresento, ma tanto non hanno più bisogno di presentazioni ormai perché li conoscete già. Sono Gianfranco Laurenzi, buonasera, buonasera Gianfranco. Buonasera Anna, buonasera a tutti. Della cooperativa sociale Lo Spazio delle Idee di Roseto degli Abruzzi, e sempre della cooperativa sociale Lo Spazio delle Idee di Roseto degli Abruzzi abbiamo il nostro giudice di gara in regia, che è Peppe Ginoble. Peppe, buonasera a te, ben trovato. Buonasera, ciao Anna, ciao a tutti. Buonasera, buonasera a tutti. Allora saluto anche Dino D'Angelo e Francesco Specchiulli, che ho visto al lavoro in regia. Qui in studio invece Settimio Berardinelli ed Elio Ferzetti. Allora Gianfranco, siamo agli ottavi di finale. Sì, insomma, siamo agli ottavi, le classi sono tese, oggi l'ho visti abbastanza tesi, sono però credo preparati, sanno quello che li aspetta e l'obiettivo insomma del viaggio si avvicina, il viaggio a Bruxelles, che ricordiamo è il premio finale per la squadra che vincerà il nostro gioco a quiz, insomma. Dobbiamo dire tra l'altro una cosa, che questa in qualche modo è una puntata di recupero. Esattamente, esattamente. Sì, abbiamo, per esigenze delle classi può accadere insomma che si spostino delle puntate. Oggi facciamo una puntata di recupero proprio per venire incontro all'esigenza delle classi insomma, che ci hanno manifestato per tempo come da regolamento. L'esigenza, diciamola, perché era una bella esigenza, è quella della quarta O del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Pescara, che se n'è andata in gita e quindi non poteva essere presente alla registrazione perché aveva un appuntamento importantissimo. Allora, Alessio, capoclasse portavoce quindi della quarta O del liceo scientifico da Vinci di Pescara, dove ve ne siete andati? Abbiamo fatto un bel giro della Grecia, abbiamo fatto un giro in generale praticamente da Igoumenitsa a nord. Siamo passati per Delfi, Epidauro, Atene, Corinto e poi ci siamo rimbarcati a Patrasso e siamo ritornati ad Ancona. Abbiamo fatto un giro molto interessante. È un bel paese la Grecia. Bello. I monumenti, anche se sono un po' tenuti male, però sono sempre... Oddio. Purtroppo c'è da dirlo. Però è molto interessante come paese, soprattutto Delfi e Atene. E avete visto quindi vabbè anche cioè, il cambio della guardia famoso. Anche il cambio della guardia, sì. Sì, siamo passati davanti al Parlamento, ci stavano queste due guardie sotto ai baracchini. Che... Ecco, qualche giorno fa da Atene c'è stato anche un brutto episodio di cronaca, insomma, fortunatamente... avete visto, no? Noi fortunatamente siamo andati il giorno prima ad Atene e il giorno dopo c'è stato l'attentato alla banca, quindi... Insomma, quindi immaginiamo anche qualche momento un po' di panico. E invece dall'altra parte abbiamo Filippo, anche voi siete stati in gita, Filippo, vero? Sì, però noi, diciamo, è stata più contenuta la cosa, siamo stati 3 giorni tra Venezia e Ferrara, che comunque sono città che spesso vengono considerate per le gite, però è stato comunque molto interessante in quanto sono sempre dei tesori molto importanti per la nostra nazione, comunque sono le due città patrimonio dell'UNESCO, insomma abbiamo apprezzate molto. E un giro in gondola? Un giro in gondola, sì, alcuni, a discrezione della volontà di tutti. Cosa avete mangiato di buono a Venezia e cosa avete mangiato di buono invece? Come niente! È un tasto dolente, veramente. Tanti gelati. Tanti gelati? Tanti gelati. Vabbè, del resto il gelato fa parte anche della cultura gastronomica italiana, ce lo invidiano tutti, quindi magari detto così dovremmo raccontarlo a qualcuno che non ha insomma tutta questa varietà di gusti, di gelati, insomma. Noi possiamo lamentarci, loro si possono lamentare, però i turisti a Venezia avranno apprezzato sicuramente i gelati. Insomma. Esatto. E invece in Grecia cosa avete gustato? Abbiamo mangiato i piatti tipici, la moussaka, poi abbiamo mangiato il gyros, il kebab greco fatto di maiale,
E poi insieme ci abbiamo accompagnato la tzatziki, che è una salsa d'aglio molto forte, però buona. Erano buoni come piatti. Insomma, sì. Anche un viaggio, un'esperienza gastronomica. Sì, un po' difficile da digerire, diciamo, insomma, però. Diciamo di sì. Però. Gianfranco, le tue gite invece? Le mie gite, io quella del quinto l'ho saltata clamorosamente, quindi quando facevo il quinto, cioè il terzo liceo non facevo il quinto, l'ho saltata clamorosamente, ho recuperato dopo e ho fatto un viaggio in autobus da solo verso Budapest una volta, però è stata una pazzia totale, quindi non lo rifarei più. Quanto ci hai messo per arrivare? Oh, tipo 23 ore, una cosa del genere, insomma, una roba allucinante. Invece vediamo un poco Peppe, se ci racconta qualcosa delle sue gite. Peppe? Sì, anch'io ho fatto diverse esperienze, ho avuto modo di viaggiare tanto in Europa. L'esperienza più bella l'ho fatto comunque con l'autobus fino ad Hannover, 24 ore di viaggio. E comunque, insomma, cioè, ho avuto modo attraverso diversi scambi giovanili, diversi progetti europei di visitare diverse città europee, diverse capitali. Quindi, che devo dire, insomma, cioè, ho girato diverse nazioni, me ne mancano poche. Quali ti mancano, Peppe? Oh, Budapest mi manca, quindi vorrei andarci in Ungheria. E speriamo che magari da qui a qualche anno mi capita di fare qualche progetto anche con l'Ungheria. Però insomma, ecco, Olanda, Francia, Germania ci sono state diverse volte, Spagna, Malta, che non mi ricordo più. Non si ricorda più, vabbè. Comunque è girato parecchio, insomma. Senti, diciamo anche una cosa, Gianfranco, noi ce la stiamo prendendo comoda perché oggi abbiamo soltanto una gara, quindi ne approfittiamo anche per far chiacchierare un po' di più i nostri ragazzi. Comunque, siccome il tema principale di questa trasmissione chiaramente è l'Europa, la nostra gara, e noi dobbiamo capire quale fra queste due squadre andrà appunto ai quarti di finale, io direi che possiamo passare a presentare il video Mister Euro che loro hanno dovuto realizzare. Allora partiamo subito dalla quarta O del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Pescara. Vediamo il loro Mister Euro. Thank you.
quarta O dello scientifico Leonardo da Vinci di Pescara. Con me c'è la professoressa Monica Mariani, che insegna filosofia e storia. Quindi i ragazzi, buonasera, di nuovo all'opera per realizzare un video, questa volta non il video di presentazione, sì, perché già li abbiamo conosciuti, ma questo è Mister Euro, insomma. Grande impegno, sì, anche questa volta. Sì, grande impegno, e l'esperienza per loro è stata interessante, anche perché hanno potuto toccare con mano e quanto poca conoscenza dell'Unione Europea ci sia in giro, e sono rimasti loro stessi stupiti di ciò. E forse proprio per questo penso che esperienze come queste invece siano importanti per i nuovi cittadini. Esatto, allora io andrei un attimo da Alessio. Intanto il Mister Euro chi è? Chi è stato? Non posso parlare direttamente con lui perché non è microfonato, quindi... Vabbè. Raccontami tu un po', Alessio. Vabbè, ci eravamo dati incontro là a Piazza Salotto, dove appunto abbiamo iniziato le riprese, e abbiamo deciso che il mister doveva farlo lui. E abbiamo attaccato quelle stelle alla schiena e abbiamo fatto le domande. È vero, comunque la gente sa veramente poco sull'Unione Europea, quei pochi che lo sapevano erano titubanti, hanno tentennato la risposta, però... Il video è uscito abbastanza bene, devo dire, quindi ci possiamo ritenere soddisfatti del nostro video. Quindi chissà se magari i cittadini adesso pungolati un po'. Speriamo che almeno, informarsi, almeno no? A Pescara si preparino per fare più bella figura, insomma, dei loro concittadini. Anche, no? Anche perché adesso si dovrà ci anche votare per il Parlamento europeo, quindi insomma un po' di cognizione, di conoscenza forse dovrebbe essere indispensabile. Esatto. Tra l'altro in questa classe quanti di voi voteranno? Siete maggiorenni più o meno tutti? Sì, una buona parte di elettori, esatto, insomma. Va bene, infatti. Allora, io ringrazio la professoressa grazie Monica Mariani. Grazie a voi. Della quarta O del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Pescara. Invece a questo punto andiamo dalla quarta, abbiamo anche in questo caso uno scientifico del polo liceale Saffo di Roseto, e vediamo in questo caso qual è il video che hanno realizzato per farci conoscere Mister Euro. Siamo qui con Osvaldo Bevilacqua e volevo chiedere su cosa si basa il progetto Europa 2020? Sull'acqua? No, è vicino, dai, si concentri. Sull'acqua salata? No, ci dispiace. Ha sbagliato. Sull'acqua dolce? Sbagliato, mi offendo. Mi metto a piangere. Comincio a piangere, come fai a non sapere le cose dell'Europa? Viviamo in Europa, come fai a non saperlo? La quarta liceo scientifico polo liceale Saffo di Roseto. Con me c'è la professoressa Paola Di Filippo, che insegna italiano e storia. Si sono addirittura commossi questi ragazzi. Ma chi è che si è messo a piangere? Andrea. Filippo, Andrea. Sì. Ti è dispiaciuto tanto? Tanto. Sono bene. Così teneri anche a scuola? Anche in classe. Allora io voglio precisare che non sono la loro insegnante, perché ho dovuto sostituire una collega che per un infortunio insomma non è potuta venire.
però penso che siano simpatici, che siano bravi, preparati, vediamo un po' oggi come se la cavano. E con un cuore tenero, no? Ma sicuramente, sicuramente. Tra l'altro qualche ragazza mi diceva che si è svegliata questa mattina alle 4:30 per ripassare le materie di studio, insomma. E come ti chiami, scusami? Martina ha detto che si è svegliata alle 4:00. Gianfranco, dovremmo mandarli tutti. Dichiarazione, insomma, di impegno così forte. Un'eroina vera. Infatti. Bene. Va bene, grazie allora alla professoressa Paola Di Filippo. Grazie. Io vado invece da Filippo per avere qualche commento in più su questo video, insomma. Innanzitutto diciamo che, dato che ci eravamo impegnati tanto anche a livello di montaggio sul primo video, abbiamo scelto una linea un pochettino più scherzosa su questo qui. Abbiamo cercato di fare le domande a più persone possibile e ci hanno risposto un po' tutte in maniera corretta, quindi... vogliamo complimentarci con il popolo rosetano perché sono stati abbastanza bravi, a parte gli anziani che insomma erano un po' spaventati da noi. Una parte del video l'abbiamo girata in gita a Ferrara, dove quella in cui Andrea si commuove. E niente, colgo l'occasione per fare gli auguri alla professoressa che si deve rimettere perché purtroppo oggi non ci ha avuto potuto accompagnare, ha avuto insomma un problema. Speriamo insomma di ritrovarla, se sarete voi poi a vincere questa gara, magari nei quarti di finale ritornerà anche la vostra professoressa. Allora, io direi che dopo la presentazione di questi due video, che tra l'altro finiranno sul sito internet, esattamente, Franco, quindi... questi saranno oggetto di una valutazione nostra, insomma del partenariato che ha organizzato l'iniziativa che stiamo vivendo, questa UME4U2, e... questo quindi è un video particolare. I ragazzi che passeranno il turno insieme a tutte le altre squadre che passeranno il turno dovranno realizzare uno spot, chiederemo loro di pubblicizzare insomma per il nostro pubblico televisivo e comunque quello che ci segue su internet il voto europeo insomma del 25 maggio, quindi le elezioni europee, e ricordiamo anche che le classi hanno già prodotto i loro video di presentazione che sono già disponibili sul sito e possono essere votati da tutti coloro che si registreranno sul sito, che potranno a loro volta vincere qualcosa, insomma, e poter partecipare al nostro viaggio finale a Bruxelles, insomma. Quindi ci sono vari video, un percorso insomma, con il quale abbiamo chiesto alle classi anche di lavorare molto su questo aspetto, sul videomaking, insomma, crediamo che sia stata una bella esperienza anche questa per loro. Esatto, beh, giudicare anche dall'impegno profuso nella realizzazione, sicuramente sarà stata una bella esperienza. Bellissimi lavori. Va bene, allora Gianfranco, se tu sei pronto, Alessio e Filippo mi danno l'ok e se Peppe in regia ci dà a sua volta il via libera, noi possiamo partire con le gare. Peppe? Siamo pronti, ok, possiamo partire. Allora, se siamo pronti, in bocca al lupo ad entrambe le classi e iniziamo subito con il nostro primo gioco a scuola d'Europa. E allora ragazzi, la prima domanda per voi è questa. Ci sono personaggi del passato che con le loro idee hanno contribuito a far nascere l'unione dei popoli europei. Tra questi, uno sosteneva che fosse necessario unire nazioni libere per realizzare un'Europa libera ed unita. Chi diceva questa frase, appunto, chi l'ha detta? Camillo Benso di Cavour, Giuseppe Garibaldi o Carlo Cattaneo? Via con il tempo. ...30 secondi per la prima domanda. Sì. Andiamo molto indietro con gli anni, quindi risaliamo a un'epoca che è molto precedente poi all'inizio del processo di integrazione europea. Cerchiamo di far capire che anche prima del secondo dopoguerra, quando poi è nata l'Unione Europea, c'era già chi parlava di unire i popoli europei. Esatto, allora intanto è arrivato il primo gong di questo primo gioco, prima domanda. Giriamo le lavagne, Filippo e Alessio, vediamo cosa avete scritto. Lettera C è la risposta corretta? Peppe? Risposta esatta, sì, complimenti. Risposta esatta, allora assegniamo i primi 10 punti alle nostre due classi, quindi situazione di parità, Roseto, Pescara 10, questo è il punteggio. Noi andiamo avanti con la prossima domanda, domanda a risposta aperta, che è questa. Con l'ingresso di quali paesi l'Unione Europea passa da 10 a 12 membri nel 1986? Via con gli altri 30 secondi per voi.
con l'ingresso di quali paesi l'Unione Europea passa da 10 a 12 membri nel 1986. Alessio e Filippo scrivono. Anzi, Alessio mi sa che già scritto, no? Voi avete già scritto. Filippo sta scrivendo, quando arriva il nostro gong, ecco qui, girate le lavagnette e vediamo cosa avete scritto. Allora, Spagna e Portogallo, risposta uguale per entrambe le classi, Peppe? Risposta esatta, complimenti. Bravi, bravi Filippo, Alessio, bravi delle nostre classi. E tra l'altro ci dovrebbe essere anche una foto della firma dei trattati di adesione dei due paesi, Spagna e Portogallo, che hanno aderito appunto nel 1986. Ecco qui la firma appunto del trattato di adesione. Allora, quindi anche in questo caso abbiamo ancora situazione di parità, 20 punti per Pescara e 20 per Roseto. Noi andiamo avanti con il gioco numero 2, viaggiare in Europa. Comunicazione di servizio per Peppe, Filippo e quindi la classe di Roseto utilizzerà il jolly per il prossimo gioco, Peppe, va bene? Ok, quindi ok. C'è la possibilità di raddoppiare il punteggio. Allora, parliamo di una città europea, ragazzi, abbiamo tre indizi per voi, 20 secondi per ciascun indizio, dovete cercare di indovinare il prima possibile, chiaramente per aggiudicarvi il maggior numero di punti. Primo indizio per voi è questo: fondata nel VII secolo a.C., è la terza capitale più antica d'Europa dopo Atene e Roma. Via con il tempo. Primo indizio per voi, in questo caso Gianfranco ce ne andiamo a spasso per l'Europa. È un gioco molto bello per noi perché ci fa aprire proprio gli orizzonti, no? Fa scoprire tante piccole curiosità sulle città, sulle nazioni, sulle tipicità d'Europa. È arrivato il gong, intanto ci dovete solo dire, ragazzi, se avete scritto qualcosa. No. Alessio niente, Filippo niente, quindi andiamo avanti noi con il prossimo indizio, altri 20 secondi per voi, l'indizio è questo. È detta la città che cresce ma non invecchia, è sede di un metropolita ortodosso e di una diocesi cattolica di cui arcivescovo è stato anche Angelo Roncalli, poi Papa Giovanni XXIII. Altri 20 secondi, parliamo di una città europea. Sì. Un indizio abbastanza corposo, diamo molte informazioni insomma con questo indizio. Poi ci sono informazioni insomma che riguardano un po' tutto, sì, la storia, la cultura, la geografia, l'attualità, esatto, le curiosità. Quindi sono parecchi modi per arrivare a individuare la città di cui parliamo. Filippo, scritto? Sì. Alessio ha scritto. Allora, Peppe, la classe di Pescara ha scritto qualcosa, poi vedremo cosa. Abbassate magari la lavagnetta così almeno non, sicuramente non potrete cambiare la vostra risposta. Mentre io vado con il terzo ed ultimo indizio per Roseto. Tra il suo patrimonio artistico e culturale, oltre alla cattedrale di Aleksandr Nevskij, troviamo la chiesa di San Giorgio e la chiesa di Santa Sofia. Via con gli ultimi 20 secondi. Anche Filippo adesso sta scrivendo, quindi la risposta è arrivata anche per Roseto, che potrebbe raddoppiare però il punteggio perché chiaramente ha utilizzato il jolly. Arriva intanto il gong, quindi tempo scaduto, adesso potete girare le lavagnette, vediamo un po', Alessio, Filippo. Allora, Istanbul e Sofia, allora, vediamo un po' che cosa ci dice invece in questo caso Peppe, qual è la risposta corretta? Allora, la risposta corretta stava nel terzo indizio, è Santa Sofia, quindi Sofia. Allora, abbiamo infatti anche, adesso stiamo vedendo Sofia, appunto, la foto della
cattedrale di Aleksandr Nevskij, la foto che ci ha mandato in onda la nostra regia. Quindi, ricapitolando il punteggio con me, vediamo un attimo che cosa è accaduto con questa risposta, qual è il punteggio aggiornato, diamo il tempo alla regia di aggiornarlo. Chiaramente io intanto vi chiedo se qualcuno di voi è mai stato a Sofia, se avete visto anche la cattedrale che ci ha appunto fatto vedere adesso la regia con questa foto. Nessuno di voi? Gianfranco, neanche tu? No, assolutamente no. Comunque credo sia una città bellissima, appunto ricca di storia, come ci raccontava il secondo indizio e anche il terzo, insomma. Pescara 30, Roseto 20, questo è il punteggio aggiornato dopo la risposta che è arrivata appunto al secondo indizio, esatto, di questo nostro secondo gioco. Noi andiamo avanti intanto perché abbiamo per voi un'altra domanda nell'ambito di questo secondo gioco ed è questa: in quale paese europeo devo recarmi se voglio assistere ad uno spettacolo dei Nestinari o Nestinari? I danzatori sulla brace, che una volta erano considerati esseri eccezionali, mandati dal cielo, servi di Dio o del demonio. 30 secondi per rispondere. In quale paese europeo devo recarmi se voglio assistere ad uno spettacolo dei danzatori sulla brace, chiamati Nestinari o Nestinari? Nestinari, non sappiamo la pronuncia, ci informeremo. E magari lo diremo anche ai nostri telespettatori. Intanto i danzatori sulla brace, considerati esseri eccezionali, mandati dal cielo, servi di Dio o del demonio, insomma. È arrivato lo scadere del nostro tempo, vediamo se i ragazzi hanno individuato la risposta corretta. Bulgaria e Romania. Bulgaria scrive Pescara, Romania scrive Roseto. La risposta corretta, Peppe, qual è? La risposta corretta è Bulgaria. Bulgaria. Bulgaria, quindi assegniamo in questo caso 10 punti, 10 punti a Pescara. A Pescara. Ed ecco una foto appunto dei danzatori sulle braci, insomma. Come facevano? Non si sa. Non lo so. In effetti immaginiamo che potesse esserci tranquillamente questo alone un po' di mistero sulla... Come fanno più che come facevano? Infatti, come facevano e come fanno anche adesso, chiaramente, perché questa è una foto recentissima. Ci sono attualmente questi spettacoli lungo le strade delle città bulgare. Esatto. E questa quindi è anche la foto per conoscere meglio questi danzatori sulla brace, Nestinari o Nestinari, appunto. Abbiamo Pescara intanto con 40 punti e Roseto con 20. Questo è il punteggio, situazione di vantaggio per Pescara, mentre noi andiamo avanti con il nostro prossimo gioco, gioco numero 3, Europe at Work. Peppe, ti comunico che Pescara in questo caso utilizzerà il jolly e quindi ha la possibilità di raddoppiare il proprio punteggio. Ok. L'argomento di cui parliamo nell'ambito di questo terzo gioco è il Consiglio dell'Unione Europea, o Consiglio UE, abbreviato insomma. I tre quesiti a cui dovete rispondere correttamente sono questi. Il primo è: il Consiglio può votare solo se è presente la maggioranza dei membri. Nessun membro del Consiglio può delegare altro membro. Vero o falso? Secondo quesito: il Consiglio adotta decisioni a maggioranza semplice per chiedere alla Commissione di effettuare studi o presentare proposte. Vero o falso? Infine il terzo quesito è questo: su questioni considerate sensibili dagli Stati membri come la cittadinanza, ad esempio la concessione di nuovi diritti ai cittadini dell'Unione Europea, quale modalità di voto adotta il Consiglio? Via con il tempo. In questo caso abbiamo 60 secondi per far rispondere i nostri ragazzi. Sono tutte domande su una sola istituzione, in questo caso sul Consiglio dell'Unione Europea o Consiglio. E sono tutte e tre domande sui meccanismi di funzionamento, soprattutto sui meccanismi di voto. Ricordiamo che nel Consiglio sono rappresentati gli interessi degli Stati, quindi siedono a seconda delle varie composizioni del Consiglio i ministri responsabili per materia degli Stati membri dell'Unione Europea e prendono delle decisioni, quindi votando all'interno di questo consesso. Queste tre domande sono tutte e tre sui vari sistemi di voto all'interno del Consiglio. Poi magari alla luce anche delle risposte che daranno i nostri ragazzi puntualizzeremo qualcosa in più.
Intanto, mentre va avanti il tempo, Gianfranco, io non l'ho fatto all'inizio della puntata, volevo ricordare gli ideatori e i promotori di questo progetto, lo facciamo sempre perché è giusto, sono la provincia di Chieti, la provincia di Pescara, il comune di Roseto degli Abruzzi, il comune di Avezzano, il centro servizi per il volontariato di Chieti e la cooperativa sociale Lo Spazio delle Idee di Roseto degli Abruzzi. Intanto è arrivato il nostro gong, vediamo allora le risposte che ci hanno dato Filippo ed Alessio, Roseto e Pescara. Da chi partiamo? Vediamo chi ci inquadra la nostra regia. La regia ci inquadra Pescara che scrive falso, falso e poi unanimità. Invece Roseto scrive vero, falso e unanimità. La risposta, le risposte corrette quali sono? Allora, abbiamo falso, vero all'unanimità. Quindi abbiamo due risposte esatte per Pescara e una per Roseto. Aspetta, Filippo. Non cancellate, i ragazzi già hanno cancellato, ok? Comunque, riepilogando il punteggio, quindi vediamo un attimo adesso qual è la grafica con il punteggio aggiornato, perché Pescara aveva giocato il jolly, quindi raddoppierà i punti, ed ecco qui, 60 Pescara, Roseto 25. Queste sono questa è l'attuale situazione, insomma. Pescara ha raddoppiato i 10 punti, quindi ha preso 20 punti. Come abbiamo detto, hanno risposto quasi completamente in maniera corretta i ragazzi di Pescara, Roseto ha fatto un po' di confusione. Si chiedeva quindi, innanzitutto sul primo quesito, si chiedeva se all'interno del Consiglio si può votare anche quando non è presente un Paese membro, se i membri possono farsi sostituire per delega. Si faceva la domanda inversa, in questo caso è concesso quindi il voto per delega ed si può votare anche se sono presenti o non sono presenti tutti i paesi. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, una votazione a maggioranza semplice si intende, quindi sono presenti 28 paesi all'interno del Consiglio, sono rappresentati 28 paesi, una maggioranza, si crea una maggioranza quando votano 15 paesi a favore di una proposta. In questo caso a maggioranza semplice si può chiedere alla Commissione di approfondire determinate materie, perché la Commissione è l'organo, è l'istituzione dell'Unione Europea che ha il compito da potere esecutivo, diciamo, ed è quella che fa proposte, che fa studi, che fa analisi, e quindi il Consiglio si rapporta in questo modo con questa istituzione. Rimane il voto all'unanimità, quindi è necessario che all'interno del Consiglio siano espressi voti favorevoli da parte di tutti gli Stati, e se non si raggiunge questo una proposta non viene considerata approvata. Quando si devono trattare particolari materie, una materia particolare molto sensibile è quella di quando si deve discutere di estendere dei diritti, una platea di diritti ai cittadini europei, quindi in questo caso il Consiglio vota all'unanimità. Votare all'unanimità ovviamente è più difficile che votare a maggioranza, mettere d'accordo gli interessi di 28 Stati è più difficile che mettere d'accordo gli interessi di una maggioranza di Stati, quindi è il voto un po' più complicato, è quello che è un po' il meccanismo un po' più complicato da raggiungere, da far verificare nella realtà. Grazie Gianfranco per queste ulteriori precisazioni sul Consiglio dell'Unione Europea. Intanto abbiamo visto la situazione del punteggio in vantaggio Pescara, ma le domande sono ancora tante, quindi abbiamo visto anche nel corso delle precedenti puntate che le situazioni poi cambiano, si ribaltano, insomma. Sono ragazzi di Roseto, perché sono può cambiare tutto. Sono sempre imprevedibili, esatto. Queste gare. E allora, la prossima domanda per voi ragazzi è risposta multipla e riguarda solo il Parlamento Europeo. Dovete rispondere a questo quesito, appunto. Il sistema elettorale italiano per il Parlamento europeo prevede una soglia di sbarramento. Hanno diritto ad accedere alla ripartizione dei seggi solo le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2% dei voti validi espressi, 4% dei voti validi espressi oppure il 5% dei voti validi espressi. Via con il tempo. Fate attenzione alla penalità, perché questa è la risposta multipla, quindi se sbaglia i ragazzi perdono 5 punti, anche se lasciano la lavagnetta in bianco, perché viene considerata come una risposta sbagliata. Ovviamente suggeriamo di rispondere. Chiaramente. Siamo al nostro terzo gioco, i giochi che facciamo solitamente sono 7/8 in caso di spareggio. I ragazzi, di Pescara hanno vissuto l'esperienza dello spareggio. Eravate voi che avete... quindi già hanno vissuto l'ottavo gioco, il Golden Goal, insomma. Intanto è arrivato il gong, quindi giriamo un po' le lavagnette, vediamo Filippo e Alessio cosa hanno scritto. Lettera B, risposta uguale per entrambi. Intanto guarda che bei ghirigori che ha fatto sulla lavagnetta Filippo. Ha impreziosito la lavagnetta.
Ah, lui l'artista, come si chiama l'artista? Pierluigi, hai visto? Si sono anche dilettati ad aggiungere un tocco di arte alle lavagnette. Allora, la risposta corretta però vogliamo sapere da Peppe. La qual risposta è? Corretta, complimenti a entrambe le squadre, è la B. Risposta B. Allora assegniamo 10 punti ancora alle nostre classi e la situazione resta comunque invariata perché in vantaggio rimane Pescara con 70 punti, Roseto 35, esattamente la metà. Andiamo avanti con la prossima domanda che è a risposta aperta ed è questa. In alcuni casi il Consiglio europeo adotta decisioni all'unanimità o a maggioranza qualificata a seconda di quanto previsto dal trattato, ma di norma il Consiglio europeo con quale modalità adotta le sue decisioni? Via con i 30 secondi per voi. A un'altra domanda su un'altra istituzione, è il Consiglio europeo, quindi da non confondere con il Consiglio, che è quello di cui abbiamo parlato prima. Il Consiglio europeo rappresenta, è un'istituzione creata come istituzione dal Trattato di Lisbona, l'ultimo trattato che ha modificato i trattati fondativi dell'Unione europea. Ed è questa istituzione che rappresenta tutti, ai più alti vertici, tutti gli stati membri, insomma, il capo di Stato e di Governo. Grazie Gianfranco. Vediamo intanto cosa scrivono i ragazzi. Filippo e Alessio, girate un po' le lavagnette e fateci conoscere le vostre risposte. Da chi partiamo? Da Filippo che scrive maggioranza semplice anche per Pescara, stessa risposta quindi per le nostre classi. Peppe, cosa ci dici? Io dico per consenso. Quindi non maggioranza ma per consenso, quindi... E questa era proprio la particolarità, insomma. Esatto. Non stiamo parlando di Consiglio dell'Unione Europea, stiamo parlando di Consiglio Europeo, che è un'istituzione diversa. Nel Consiglio Europeo si manifesta il consenso, si dice nel gergo europeo, cioè quando tutti gli stati rappresentati dai capi di Stato o di Governo esprimono un parere favorevole a una proposta, a una decisione da prendere, insomma. Quindi si dice che la decisione si forma per consenso in questo caso. Questa quindi era la risposta giusta, allora non assegniamo punteggi, no. La situazione quindi resta invariata. Noi andiamo avanti, allora 70 vedi per Pescara, vediamo Roseto 35, noi intanto andiamo avanti con il gioco numero 4, conosci i tuoi diritti? La domanda per voi è questa. Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. In quale campo dei diritti fondamentali europei rientra questo diritto? Uguaglianza, libertà oppure giustizia? 30 secondi sono partiti. E questo è un gioco incentrato chiaramente sul tema dei diritti. Ricordiamo che noi cittadini europei abbiamo codificato i nostri diritti in una carta, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. In questa domanda andiamo a chiedere qualcosa che è contenuto dentro questa carta, che si articola in 6 campi di diritti fondamentali. Parliamo di un articolo, quindi di una tipologia di diritto molto importante, il diritto ad avere ricorsi giusti. E ci fermiamo qui perché dobbiamo vedere cosa hanno scritto i nostri ragazzi. Filippo, Alessio, vediamo sulle lavagnette cosa c'è. Lettera C, risposta uguale per le nostre classi. Peppe, corretto? Esatto, corretto. Entrambe. Quindi 10 punti per Filippo e per Alessio e per le rispettive classi. Chiaramente qui avete segnato anche capo sesto, articolo 47. Questo appunto è l'articolo a cui si fa della carta, dei diritti fondamentali di Nizza. Quindi parliamo di giustizia. Parliamo di giustizia e con la giustizia Pescara 80, Roseto 45. E noi andiamo avanti al nostro gioco numero 5, Gioventù in azione. Allora, la prossima domanda è la seguente. Qual è la durata minima e massima di un progetto nell'ambito dell'azione chiave 2 partenariati strategici del programma Erasmus+? Minimo 24 mesi, massimo 36 mesi. Minimo 12 mesi, massimo 24 mesi. Minimo 6 mesi, massimo 12 mesi. Via con i 30 secondi. 30 secondi per conoscere la risposta.
corretta. Nel gioco numero 5, Gioventù in azione, che ci fa conoscere appunto le iniziative e i programmi dell'Unione Europea in materia di gioventù, programma che tra l'altro si sta lanciando proprio in questo periodo in Italia, stanno avendo vari eventi di lancio di questo programma, si chiama Erasmus Plus, un programma grandissimo che comprende tantissime azioni, qui parliamo di un'azione in particolare. Vediamo se l'hanno individuata i nostri ragazzi. Filippo, Alessio, lavagnette girate verso le telecamere. Risposte diverse. Allora, Pescara scrive C, Roseto scrive B. Peppe, cosa ci dici? La risposta è la mia, la giusta è la A. Quindi non assegniamo alcun punteggio, anche se dovremmo togliere 5 punti. Nessun punteggio, nessuna penalità. Perché hanno sbagliato entrambe le classi. Allora noi andiamo avanti con la prossima domanda a risposta aperta, quindi nessuna penalità, nessun punteggio vi sarà tolto anche se sbaglierete. E la domanda è questa: a chi è affidato il supporto tecnico per la diffusione dell'informazione sul programma Erasmus Plus e la gestione delle azioni centralizzate, ad esempio azione chiave 3 e sport, via con il tempo. A chi è affidato il supporto tecnico per la diffusione dell'informazione sul programma Erasmus Plus e la gestione delle azioni centralizzate come azione chiave 3 e sport? Questo è quello che vogliamo sapere da voi. Anna. Va bene anche l'acronimo. Esatto, va bene anche l'acronimo. Sì. Quindi potete anche evitare di sviluppare insomma tutto il nome. Vediamo sul gong cosa hanno scritto i nostri ragazzi. Alessio e Filippo, nero su bianco cosa avete scritto? Vediamo un po' cosa avete messo. Allora, inire e indire, queste sono le due risposte diverse per Pescara e per Roseto. La risposta corretta però, Peppe, qual è? Indire è l'agenzia nazionale che gestisce una parte di programma, invece chi gestisce le azioni centralizzate è l'agenzia esecutiva di Bruxelles, l'acronimo è ACEA. ACEA, Agenzia Esecutiva per l'Istruzione, gli Audiovisivi e la Cultura. Quindi ci teniamo i 10 punti che avevamo messo in palio per le nostre classi e andiamo avanti con il prossimo gioco, gioco numero 6, News from Europe. In questo caso sapete ormai ragazzi che dovete individuare l'informazione corretta fra le tre che vi proponiamo. Parliamo chiaramente di attualità europea. La prima informazione è questa. Il Parlamento europeo ha approvato una proposta di legge che mira a migliorare la sicurezza dei pazienti rafforzando la tracciabilità dei dispositivi medici come le protesi mammarie o dell'anca dal produttore al paziente, anche se ciò creerà oneri aggiuntivi per i piccoli produttori innovativi. Seconda informazione, da quando nel 2011 i leader europei si sono impegnati a intervenire sul fronte dell'integrazione dei Rom, è cresciuto il numero dei bambini Rom che riescono a seguire un percorso scolastico e sono stati avviati programmi per aiutare queste popolazioni a trovare lavoro e per colmare il divario con le altre comunità locali. Infine, terza informazione, dal 22 al 25 maggio i cittadini dell'Unione Europea saranno chiamati ad eleggere il nuovo Parlamento Europeo che li rappresenterà per i prossimi 5 anni. Per la seconda volta i partiti politici eletti nomineranno i rispettivi candidati alla carica di presidente della Commissione. 30 secondi per individuare l'informazione corretta che riguarda chiaramente l'attualità europea tra le tre informazioni che vi abbiamo proposto. Sì. Qui c'è la penalità e la penalità. Ricordiamo che queste notizie come altre sono disponibili sul nostro sito sempre, no? I ragazzi le trovano lì, c'è una sezione blog sul sito umeforeu.it e su questo blog vengono caricate le notizie, approfondimenti sulle attività delle istituzioni europee. Quindi a questo possono fare riferimento i ragazzi, chiunque ci segua può trovare lì le informazioni. Tante informazioni utili che possono essere utilizzate anche dai nostri telespettatori. Allora è arrivato il gong, vediamo un po'. Alessio, Filippo, risposta B, risposta uguale per le nostre classi. Peppe, la risposta corretta questa? Allora Anna, voglio dire che Pescara vince la gara perché il punteggio non è più raggiungibile da Roseto e questa quindi è la risposta decisiva perché entrambi hanno dato la risposta esatta. Così a bruciapelo.
vittoria va di questa gara appunto alla quarta O del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Pescara. L'applauso ve lo siete fatti, ragazzi, insomma, contenti? Alessio? Sì, finalmente. Finalmente, sei stremato, è stremato Gianfranco. Sì, sì, diciamo. L'ha vissuta molto evidentemente la gara. Ci tenevamo, soprattutto sì. Siamo l'unica squadra del Da Vinci rimasta perché il quarto già è uscito purtroppo. E quindi volevamo un pochino vendicarli pure un po' e quindi andiamo un po' avanti, vogliamo andare. Bravi, bravi. Andiamo avanti pure per loro e anche per la nostra scuola. Ma l'altra volta lo spareggio era quello semplice con il golden goal oppure no, siete arrivati alla monetina? Ah, voi eravate quelli della monetina. Mamma mia. Quindi, fino alla fine. E quindi ci tenevate a chiuderla subito perché rivivere l'esperienza della monetina. Infatti, quindi sono bravi e fortunati. Sono bravi e fortunati, Gianfranco. Bravi, dobbiamo dire che sono stati bravi anche i ragazzi della quarta dello scientifico Saffo di Roseto. Filippo, ce l'avete messa tutta comunque anche voi. Una squadra deve vincere, ma noi comunque abbiamo tratto il più possibile da questa esperienza perché comunque sia sono una serie di conoscenze che raramente si incontrano nella vita quotidiana purtroppo perché in realtà sarebbe necessaria una maggiore informazione, quindi comunque sia va sempre a giovare a quello che è il bagaglio culturale della nostra classe e di tutte le persone che hanno partecipato, anche se non sono arrivata fino alla fine. Bravo. Vabbè, però grazie. C'è da dire anche però Gianfranco che non finisce tutto qui, nel senso che loro hanno realizzato dei video che chiaramente andranno in concorso e quindi potranno ricevere anche altri premi. Esattamente, quindi loro possono fare campagna elettorale presso i loro amici per far votare in questo caso il video, il loro video di presentazione che è disponibile su internet, come possono fare loro e tutti gli altri ragazzi che hanno partecipato al gioco, e il loro video di Mister Euro in questo caso rimane in concorso perché rimane sottoposto alla valutazione, insomma, che faremo e quando decideremo quale video premiare, insomma, tra i video di Mister Euro. Esatto, quindi ci sono anche altri premi in palio per voi e comunque insomma chiaramente in bocca al lupo per tutto perché vi meritate il meglio e tutte certo. Le belle opportunità, possibilità che l'Europa ci offre come cittadini europei, a maggior ragione per voi appunto che siete giovani e avete tante belle cose da fare insomma. Eh sì, sfruttatele, utilizzatele, quindi adesso le conoscete un po' di più e cercare di mettere a frutto questa conoscenza anche per andare in giro per l'Europa e fare esperienze grazie ai programmi che l'Unione Europea offre. Esatto. E Gianfranco, dobbiamo invece dire alla classe vincitrice sì. Che dovrà preparare un altro video a questo sì. Punto. Questo spot per l'Europa che è uno spot che dovrà promuovere il voto europeo, quindi dovrà parlare di elezioni europee e dovrà invitare insomma, i telespettatori, la gente che ci seguirà in televisione e su internet ad andare a votare. Quindi questo vi chiediamo per la prossima volta di realizzare uno spot, quindi utilizzare questo linguaggio televisivo particolare, quello dello spot. Stiamo chiedendo a loro come alle altre classi. Insomma. Perfetto, allora grazie alle classi che hanno partecipato, la quarta O del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Pescara che ritroveremo poi nei quarti di finale, la quarta A dello scientifico Polo Liceale Saffo di Roseto. Io in regia volevo ringraziare chiaramente Dino D'Angelo, Francesco Specchiulli e Peppe Ginoble. Peppe, ci sei? Ci salutiamo? Oh no. Ci sono. Ecco. Ci salutiamo quindi e saluto buonasera anche. A tutti. Saluto e ringrazio invece qui in studio Elio Ferzetti, Settimio Berardinelli, chiaramente Gianfranco Laurenzi grazie. Della cooperativa sociale Lo Spazio delle Idee. Ringraziamo anche tutti quanti i telespettatori che sono stati con noi anche questa sera. L'appuntamento chiaramente con altre classi e sempre con l'Europa è per mercoledì prossimo. Se lo vorrete noi saremo qui. Grazie e buon proseguimento di serata. Arrivederci.